Buongiorno amici di YouTube, oggi siamo con la Rex Pocket e ha finito, ovviamente siamo dal lato sintetici misti e ho fatto fare il gel che sarebbe sintetici resistenti senza prelavaggio a 40. Senza nessuna opzione. Adesso proseguirò a fare una centrifuga breve sul programma G. Ok, spostiamo il timer. Ci vediamo sul programma G. Ok, ho impostato il timer sulla G. Vi ricordo che ovviamente lo blow resta attivo, nel senso l'elettroseratura rimane bloccata perché su questo scatto qui, questa pausa prima dello scarico, solo scarico, che è appunto dal lato J per i sintetici misti, lei fa solamente una pausa. Se vogliamo fare scaricare l'acqua, spostiamo sulla N, mentre se vogliamo fare una centrifuga, c'è scritto anche sul libretto, fare seguire una centrifuga breve sul programma G. Trattamenti speciali. Vediamo che è piena. Cattivo. Un po' sbilanciata, ma niente di che. Ok, ci vediamo a termine centrifuga. Apriamo il cassettino. Ecco, lei ha già finito perché comunque l'abbiamo spostata sulla G e quando noi la spostiamo fa una semplice centrifuga brevissima. Ok, ci vediamo quando si apre. Appena fatto il tic. E voilà, asciughiamo un po' qua che ogni tanto giustamente tutto il vetro bagnato. Era bella piena, vedete? Purtroppo ormai si sa, è rimasto macchiato. Ok, alla prossima.